Buongiorno a tutti i fan del del Teatro Ilandia 7 di Jonathan Famà. Oggi vi andrò a presentare una delle tante creazioni di Serena del Cagliostrino di Lucca e personaggio cattivo della storia Gioppino alla cattura del famigerato orco pasticcio. Pasticcio! Che c'è? Chi hai da rognare? Cosa vuoi? Buongiorno anche a te, pasticcio. Ma come mai sei sempre arrabbiato? Io non sono arrabbiato! Sono solo cattivo! Cattivo è dir poco, direi. Sono stracattivo, va bene? Benissimo, contento a te, contenti tutti. Ma è vero che sei figlio di Masticabrodo? Ah! Masticabrodo! Calmati, ai ai ai, credo di avere scoperto il tuo tallone d'Achille. Tallone da killer? Non ho nessun tallone da killer! Io uccido con questi Ma denti! non ho detto tallone da killer. Non fare anche tu come quegli ignoranti provenienti del Grande Fratello, eh? Tallone d'Achille, voglio dire, anche tu sotto una maschera da persona forte e cattiva, come ti reputi, hai le tue debolezze. Debolezze? Chi? Io? No, io non ho debolezze! Non ho debolezze! Niente debolezze! Ah sì? Stavamo parlando, mi pare, di Masticabrodo. Vuoi per gentilezza evitare di esclamare quel Certo che posso, ma prima spiegami il perché. nome? Quante domande uffa! Voglio andare a mangiare la zuppa! Non ho tempo per rispondere! Sì, ce l'hai. La zuppa non te la porta via nessuno. Ma si raffredda! E se si raffredda, poi ci diamo una scaldata. Ma gliela dai tu? Gliela darò io, va bene. Ma poi diventa scotta! Oh mamma, a quest'ora, se mi avevi risposto, già te la stavi mangiando. Va bene! Che vuoi sapere, rompiscatole? Chi è Masticabrodo? Vuoi forse farti sentire? E poi quello si mangia tutta la mia zuppa! Ma chi è? Chi è? Cos'è? Perché? Qual è? Ma che pillole! Masticabrodo? Ah, adesso si spiega, il tuo padrone, quindi lo temi. Io non temo proprio nessuno! Ah, davvero? Invece a me sembra proprio di sì. Bla bla bla! Io masticabrodo me lo mangio a colazione! Con le patatine fritte! A colazione con le patatine fritte? Beh, bello stomaco. Ce la vuoi bella te, no? Insomma, te lo mangi a colazione. Quindi a me non quadra qualcosa. No, dicevo che non mi è chiaro un piccolo dettaglio. Levati dalle scatole, che voglio andare a mangiare! Ok, sarò celere, ma se dici di non temere Masticabrodo e che riusciresti perfino a mangiarlo a colazione, perché sei al suo servizio? Ma perché mi fa pena, poverello! Così brutto, così grasso e puzzolente! Sembra un barbone! Si crede di essere il più forte della terra, invece è solo una pappa! Una pappa molle, una mezza cartuccia, un grosso mucchio di sterco di gallina! Dicevi? Padroni! Voi siete la bellezza, la suprema potenza, una visione celestiale! Profumate di muschio bianco, avete una forza pari a 100 uomini! Vi sarò fedele per tutta la vita! Avevo visto bene allora. E adesso portami la zuppa, prima che ti uso come antipasto. Sì, la zuppa, certo, mi stava proprio dicendo il mio cervello. Vai a prendere la zuppa che è quasi pronta per vostra supremazia. Vai! Piacere, Masticabrodo. Piacere, Mastro Burattinaio. È un onore averti qua e fare la tua conoscenza.
Che diceva quel mollusco prima sul mio conto? Parla, così lo uso come condimento della zuppa. Ma no, non serve. È davvero un fedele servitore, sa? Ah, sì? Sì, sì, mi stava proprio giusto dicendo quanto siate forte, bello, grande, supremo. Oh, sì, questa è musica per le mie orecchie. Bene, vorrà dire che darò a pasticcio un cucchiaio della mia zuppa. Ecco la zuppa, padrone! Ops! Perdonami, pasticcio. L'ho mangiata tutta. Sì, 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 figuri, vostra supremazia. Ma come? E adesso torna a pulire la caverna. Subito! Sì, 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 caro, subito! Che dire, povero pasticcio. Il suo destino è soccombere sotto la supremazia dell'orco masticabrodo. Forse vorrebbe ribellarsi, ma la paura verso il suo padrone è superiore, quindi si accontenta di servirlo. A presto e un saluto da... Masticabrodo! E... Pasticcia! A presto! Insieme! A presto!